Si è svolto il trofeo Memorial Peppe Pizzuti nella pista Cogis Kart di Corridonia, una domenica di sana competizione che ha visto tantissimi ragazzi gareggiare, aiutarsi e festeggiare insieme, uniti dalla passione per il kart. E, anche se sotto la pioggia, il divertimento e l'adrenalina sono stati tangibili. Cogis Kart, unica nelle Marche pista nazionale e internazionale, è ora tornata nelle mani della famiglia Corradini. Sì, esatto, da quest'anno siamo ritornati gestori e proprietari insieme alla famiglia Cismondi, però gestita dalla famiglia Corradini, pronti per una nuova avventura. Nel senso, non abbiamo visto che alla prima gara abbiamo fatto un discretuccio numero di presenze, 24-25 piloti, abbiamo ottenuto un buon risultato perché abbiamo fatto la seconda manifestazione con 50 piloti, considerando il fatto che la situazione non è alquanto favorevole per gli appassionati del kart, un po' per l'impegno, un po' per i costi di una gestione abbastanza elevata, insomma, però siamo abbastanza soddisfatti. E oltre ai kart c'è la possibilità magari di noleggiare anche dei mezzi? Sì, abbiamo investito abbastanza, insomma, sull'impianto. Parte una sistematina così alla struttura, abbiamo acquistato 12 kart nuovi con un telaio Bire, il motore Honda 390, divertentissimo, sono ultimati, quindi diciamo che già da domani sono già pronti per sfide tra amici, aziende e così via, insomma. E prossimi eventi e programmi? Allora, come carte abbiamo finito e se ne riparla poi per il San Martino. Reinseriremo ancora il trofeo San Martino perché era nato con noi quando abbiamo fondato la Cosis Kart, insomma. Quindi punteremo su questo qua. Altri impegni hanno il campionato delle mini moto, pit bike e altre cose, insomma, però non sempre legato al discorso moto. La pista è sempre aperta anche per il kart, alternata a moto e kart il sabato o la domenica. Comunque sul sito www.cosiskart.com possono sempre vedere tutte le informazioni oppure telefonare, insomma. Trofeo organizzato in memoria di tuo padre, Peppe Pizzuti, che era un grande appassionato di questo sport e è stato lui, immagino, a trasmetterti questa passione che poi ti ha portato ad essere un grande campione. Sì, la passione è nata nel 1993, tra l'altro quando è nata la pista qui di Corridonia. È nata questa passione che mi ha trasmesso mio padre e l'ho trascorsa fino a 30 anni praticamente, per diversi anni diciamo che corro. Niente, peccato per mio padre che ci ha lasciato nel 2008, quindi io ho continuato sempre questa passione che mi ha trasmesso lui, tutto qua. Quali premi hai vinto? Nel 2009 di recente sono arrivato secondo italiano, poi mi sono ben distinto nei campionati europei della 100 ICA nel 2002 e anche nel campionato italiano Open Master di quei tempi degli anni 2000 con la 100 categoria monomarcia. Correre sui kart non è solo uno sport e competizione, ma è anche un modo per stare insieme e crescere. Beh, è uno sport che io pratico da moltissimi anni, è uno sport di famiglia che mio padre ha corso tantissimi anni, poi abbiamo creato un karting club Mamo Racing, l'associazione, e stiamo tirando dentro tanti ragazzi, ragazzi e non, è uno sport divertente, a chi piace i motori e serve per stare insieme, le famiglie, i figli, quindi ci divertiamo. Il momento è un po' più complicato, però cerchiamo di venire. Questo è un impianto di Corridonia dove ce l'abbiamo un po' più vicino a casa, quindi siamo sempre spesso qui. E ho molti amici, oggi hanno debuttato anche dei ragazzi che non avevano mai corso, quindi per me è stata una grandissima gara perché ho vinto, quindi era una cosa che aspettavo da tempo e bene così. Innanzitutto complimenti per la gara. Quindi i kart sono una passione così grande da far superare qualsiasi barriera? Esatto, lo sport per noi disabili è molto importante perché ti fa inserire nel mondo diversamente abili.
Quindi questa opportunità che mi ha dato la CSAI con la FISAP è stata molto importante, perché non c'è diversità. Un disabile sopra un kart, mettendosi in gioco insieme a altre persone, non è niente, è un gioco che ti dà l'adrenalina a vincere le gare come abbiamo fatto oggi. Grazie al mio meccanico Luigi Donati, a Luigi Piccioni, che mi ha reso, mi ha fatto un bel setup al kart. E ecco, ringrazio lo sponsor di Stortoni Giuliano e Annelli, che mi ha dato questa possibilità di correre qua a Corridonia. Dopo 3 anni che dell'assenza delle mie gare, soprattutto tenevo a questa gara molto importante per me, per una persona, Giuseppe Pizzuti, che per questo sport dava la vita. Quindi dedico questa vittoria a lui e alla sua famiglia.